Buonasera professor Barbero. Buonasera. Allora, questa sera abbiamo un'immagine curiosa, è una domestica che serve in tavola e porta una pietanza, ma se si guarda bene questa pietanza è una scatola e all'interno c'è della lingua di bue. È la piccola grande rivoluzione della carne conservata. Infatti i cibi in scatola sono una cosa a cui siamo così abituati, nessuno sa chi li ha inventati, ma in realtà sono una delle grandi invenzioni della rivoluzione industriale dell'Ottocento. Generalmente le grandi invenzioni, ma anche le piccole, avvengono sempre per ragioni di esigenze militari, no? Basta pensare certo alla bomba atomica, ma anche all'internet. E anche in questo caso c'è stata di mezzo un po' la guerra o delle esigenze militari. Sì, infatti il primo che ha promesso un premio per chi avesse inventato il modo di conservare il cibo e trasportarlo facilmente è stato Napoleone, che ne aveva bisogno per il vettovagliamento dei suoi eserciti. Napoleone offrì un premio di 12.000 franchi dell'epoca, una somma enorme, 150.000 euro di oggi. E il premio fu vinto da un pasticcere francese, il quale scoprì che se si faceva cuocere la carne dentro un vaso di vetro sigillato, e poi quella si conservava. Quindi il procedimento era un po' quello di eliminare i batteri facendo scaldare questi cibi dentro un contenitore sigillato, ma all'epoca non si conoscevano ancora i batteri. No, infatti i batteri li ha poi scoperti Pasteur, e infatti noi chiamiamo pastorizzazione questo procedimento. Loro non ne sapevano niente, però hanno visto che funzionava e quindi l'hanno fatto lo stesso anche senza conoscere quale fosse la ragione scientifica. E poi, come succede di solito, hanno via via perfezionato la tecnologia. In Inghilterra, per esempio, hanno sostituito al barattolo di vetro la lattina, che è molto più economica e meno fragile. E comunque, finché la cottura era artigianale, i costi erano ancora alti. Era difficile che la gente potesse permettersela, la carne in scatola. E poi, invece, nel corso dell'Ottocento, con la meccanizzazione, è diventato possibile produrre appunto le lattine come quella di cui qui vediamo la pubblicità. Beh, come sempre poi le invenzioni naturalmente hanno bisogno del lampo di genio iniziale, però poi sono modificate, perfezionate, ci vuole fatica e tempo. Certo, però poi i risultati economici sono imprevedibili. Pensi che per esempio lo sviluppo di una metropoli come Chicago negli Stati Uniti è tutto legato alla carne in scatola, perché lì c'erano questi enormi macelli che rifornivano poi di cibo in scatola tutto il Far West. E ancora al tempo di Al Capone, la mala di Chicago ricavava i suoi grandi profitti dal controllo appunto dei macelli e delle fabbriche di carne in scatola. E che tipi di cibi si conservavano allora in scatola? Beh, oltre alla carne, durante la guerra civile americana si provò a conservare le verdure, che venivano disseccate e poi pressate in della specie di grossi dadi. Però le truppe detestavano queste verdure disseccate e le chiamavano verdure dissacrate. E poi durante la Prima Guerra Mondiale, quando i soldati si lagnavano della monotonia del vitto, allora ogni paese cercò di mettere in barattolo le cose che piacevano di più. E quindi in Italia si mettevano in barattolo minestrone, ravioli, spaghetti al ragù. Senti, ma ci furono all'inizio, date le tecnologie forse non ancora perfezionate, dei problemi di salute, di contaminazione, di altro? Ci fu un grosso problema perché loro all'inizio usavano il piombo per saldare le lattine. E quindi ci furono casi di avvelenamento da piombo. Però poi, a parte questo, in realtà la tecnologia ottocentesca era perfetta. Pensi che sono stati ritrovati a un certo punto ripescati dei barattoli di cibo che erano affondati con un vapore sul fiume Missouri nel 1865. Quindi più di 100 anni dopo li hanno aperti, l'odore non era buono e l'aspetto neanche, ma erano ancora commestibili, i batteri non ce n'erano. Grazie professor Barbero.